sesso. Un tema tanto diffuso quanto difficile da affrontare senza scadere in banalità, pregiudizi o facili battute. Intendiamoci, parlare di sesso ai figli, ai nipoti, ai bambini non è certamente semplice, né tantomeno farlo nel ruolo di insegnante o educatore. La realtà però è che i ragazzi prima o poi impareranno tutto ciò che serve da qualcuno, online, dal vivo, raccontato da un amico, oppure guardando dei filmati su YouTube. Come puoi immaginare, non sempre le informazioni che ricevono sono corrette, complete, scientifiche e soprattutto non sempre puntano a far crescere una persona autonoma, sicura di sé, con una sana autostima e rispettosa dell'altro sesso. Io sono Sara Cusato, psicologa, psicoterapeuta, esperta in sessuologia e in relazioni educative e ho una notizia urgente da darti. Oggi non puoi più permetterti che sia qualcun altro a informare i tuoi figli o alunni su questo tema così delicato. Perché ricevere nel momento sbagliato, cioè quello in cui i ragazzi sono più facilmente influenzabili ed emotivamente instabili, delle informazioni viziate, a volte aberranti, è un rischio che non puoi tollerare e anzi devi scongiurare immediatamente. Proprio per questo motivo ho deciso di realizzare questo videocorso, dall'approccio innovativo sul tema dell'affettività e della sessualità. Per dare a genitori, zii, nonni, insegnanti, educatori tutte le informazioni e gli strumenti necessari ad affrontare in completa serenità questo argomento, che talvolta è fonte di grande imbarazzo per gli adulti, che tendono sbagliando a evitarlo e quindi a delegarlo al mondo esterno. Durante questo percorso insieme scoprirai anche tu il modo ottimale per descrivere a bambini e ragazzi l'apparato genitale. Non ci crederai, ma molti adulti ignorano alcuni aspetti fondamentali di questo. Come il corpo si trasforma nel tempo, come viene percepito e come si modifica la sua percezione da parte degli altri e propria e come accettare questi cambiamenti. La differenza tra l'innamoramento e l'amore, come riconoscere quando alcuni comportamenti naturali sfociano in qualcosa di patologico o pericoloso, come la gelosia che sfocia in possessività o le pretese in ricatti, quali sono i metodi di contraccezione più diffusi, come raccontarli in modo corretto e come scegliere quello migliore in ogni situazione e chi deve pensare alla contraccezione. Poi vedrai anche aspetti più delicati, come omosessualità, transessualismo oppure miti da sfatare sul sesso. Ma non finisce qui. Infatti, siccome la sessualità è un tema molto sentito e discusso all'interno dei gruppi di ragazzi, ho inserito degli esercizi da fare in classe o a casa che saranno tanto divertenti quanto istruttivi. Ti aiuteranno a spiegare meglio alcuni concetti e, attraverso la simulazione dei comportamenti del mondo reale, permetteranno di imparare a gestire in modo equilibrato la sfera delle emozioni, che è il vero punto cardine attorno a cui tutto ruota. Al termine di questo corso non solo avrai tutte le informazioni e gli strumenti che ti servono per informare i tuoi figli, nipoti o alunni in modo corretto, ma soprattutto saprai come farlo in modo elegante, autorevole e senza provare più nessuna vergogna o timore. Cosa stai aspettando? Non lasciare che scoprano su internet o da qualche amichetto le verità sul sesso e sull'affettività. Iniziamo subito!